capoluogo per la partenza della 100 Gran Sasso, una competizione di trail internazionale che costituisce l'ultima tappa di una serie di sfide che si sono disputate in giro per il mondo: Brasile, Portogallo, USA, Gran Bretagna e Italia. Il nome deriva dalla distanza che viene percorsa dagli atleti nelle diverse tipologie di gare, 100 km e 100 miglia, l'equivalente di 160 km. È un circuito che ha visto gli atleti sfidarsi in vari altri paesi e ora arriva in Italia per la prima volta. E l'obiettivo della struttura centrale, cioè dei fondatori di 100, era portarla nelle Dolomiti. E con un po' di lavoro, ma in realtà neanche così difficile, vista la meraviglia del Gran Sasso, siamo riusciti a portarla qua. Il trail running, o corsa in montagna, è una delle discipline sportive che sta riscuotendo più successo tra gli sport outdoor, portando le corse podistiche, fino a pochi anni fa prevalentemente confinate in ambito stradale o cittadino, sulle montagne, sempre più vicino ai valori ambientali e naturalistici. Non ho più concentrato alla bellezza di tutto quello che c'è intorno a noi. Sembra veramente un piccolo Tibet. Riesco a vivere dei sentimenti particolari. Spero che non sia un sogno. Non mi voglio risvegliare. Le gare da 100 partiranno dalla località Monte Cristo con arrivo al centro storico dell'Aquila davanti alla Basilica di San Bernardino, dopo aver percorso oltre 5.000 metri di dislivello positivo. Ad esse si aggiungono due gare più corte, la 30 e la 15 km, la cui partenza e arrivo sono fissati davanti alla Basilica di San Bernardino, dove sarà allestito anche l'Expo 100 per tutta la durata della manifestazione. In questo luogo si svolgeranno le funzioni di accoglienza, informazione, ufficio gara, ma anche tanto divertimento. Le gare appunto lunghe, che sono la 160 km e la 100 km, appunto le 200, ovvero 100. E poi noi abbiamo, in maniera un po' originale rispetto al format, stabilito anche di fare due altri percorsi, 15 e 30 km, apposta per anche diciamo costruire due eventi in uno solo e dare la possibilità a chiunque di sfidarsi anche in maniera non competitiva. La 15 km può essere appunto una passeggiata anche solamente su questo tipo di, diciamo, di eventi, cioè la corsa di montagna, che non deve essere per forza un evento così drammaticamente agonistico e così impegnativo come sono invece le 100. Una gara come questa, così sfidante, appunto ha due componenti. Per quello che riguarda le distanze lunghe, portare qua un manipolo di asceti, di atleti professionisti, e che sono abituati a sfidarsi sulle Ande, nelle Alpi, su appunto queste distanze così, così importanti, qua all'Aquila, e facendo qualcosa che normalmente non accade. L'arrivo qua, infatti, mi fa piacere appunto il fatto che ci siamo dati appuntamento qua in piazza San Bernardino, perché l'arrivo è appunto da qua sotto, dalle scale, e quindi gli atleti che arriveranno da via Roma crederanno di essere arrivati, perché sapranno tutti che l'arrivo è a 50 metri, riscendere a fondo della città e poi risalire qua. Dove siamo noi ci sarà un arrivo un po' particolare, con un'altra piccola sorpresa. Il percorso della 100 Gran Sasso tocca alcuni dei luoghi più suggestivi dei dintorni dell'Aquila, dalla Rocca di Calascio al Borgo di Santo Stefano di Sessanio fino al Lago di Campotosto, spingendosi fino a Campo Imperatore e Monte Aquila. Monte Cristo, se ti metti in mezzo al piazzale, ti giri intorno, puoi pensare di essere nel Colosseo. È un po' il Colosseo nostro. Da lì si parte, si va a Campo Imperatore, poi da là in cima al Monte Aquila,
dove credo che molti rimarranno senza fiato, perché poi per molti si arriverà in quella situazione con degli orari particolari. Abbiamo scelto anche gli orari di partenza e arrivo in funzione appunto della percezione della natura, appunto con le caratteristiche ambientali degli orari, per poi arrivare a ridiscendere sulla piana di Campo Imperatore e poi arrivare a Castel del Monte, dove ci sarà, dopo già altri ristori più semplici, a un punto vita. Il punto vita è un nome, diciamo, è una nomenclatura tipica di questo tipo di corsa, che significa un punto che di ristoro, anche di recupero, quindi la possibilità anche di riposare qualche ora per chi lo volesse fare. Poi da lì, appunto, velocissimi, Rocca Calascio, Santo Stefano in Sessanio, attraversando il centro, e prima la rocca di Rocca Calascio, quindi appunto già scenari completamente diversi da quelli che dicevo all'inizio, quindi dal terreno brullo di montagna, la strepitosa piana, per me che non sono di qua, uno dei posti più strepitosi del mondo, poi appunto i borghi, i castelli, da lì poi si risale, si riscende, si attraversa Sergi, poi va al Passo del Capannelle e si arriva al Lago di Campotosto. Già per chi ci ascolta, credo che sia abbastanza impressionante pensare che si passi appunto da Castel del Monte a Campotosto in poche ore a piedi, e da lì poi si gira e si torna indietro per risalire con le Brincioni e scendere diciamo per qua nella valle, e quindi tornare appunto dove siamo adesso, cioè appunto a Piazza San Bernardino. Il percorso è studiato per dare nel limite possibile la massima sicurezza a chi fa questa gara, appunto per potersi godere la qualità e le continue modifiche, diciamo, che l'ambiente offre, appunto dall'alta montagna ai boschi, le pianure, ogni situazione possibile fino al lago, boschi, pascoli, e quindi noi abbiamo dato così un'attenzione particolare alla possibilità di permettere agli atleti di godersi appieno il territorio e non metterli a rischio. Ovviamente ci sono dei punti che sono oggettivamente impegnativi, non solo per la salita che devono affrontare, ma anche insomma dei sentieri che in situazioni ambientali non favorevoli potrebbero rappresentare anche delle asperità, ma appunto la nostra attenzione primaria è comunque quella della sicurezza, quindi siamo molto confidenti, anche grazie all'aiuto di moltissimi volontari, sul fatto che la gara sia considerata, diciamo, offerta nel massimo della sicurezza. Il nostro direttore di gara è Igor Antonelli, è una persona preparatissima su questo tema. Lui è stato proprio particolarmente bravo a trovare nei dettagli appunto la soluzione a ogni problema che mano a mano incontravamo. 100 Gran Sasso è organizzata da Athleticom in collaborazione con 7200 Collective Studio. Un progetto così importante come 100 Gran Sasso è un progetto del territorio, un progetto di comunità che deve rafforzare la propria identità montana all'interno del comprensorio dell'Abruzzo aquilano. Abbiamo chiesto il permesso ai padroni di casa, il comune dell'Aquila, la regione, gli 11 comuni che attraversiamo, il parco del Gran Sasso e della Laga, cioè appunto con tutte le istituzioni, ma anche le associazioni private che si occupano sempre, attraverso anche molto spesso azioni di volontariato, alla tutela e alla sicurezza dell'ambiente, soccorso alpino. Io adesso non mi metto a farne i nomi perché sicuramente me li dimenticherei. È un lavoro straordinario fatto da uno staff che giorno giorno cresce e che speriamo insomma possa essere gratificato da questa esperienza, perché per noi in realtà questa vuole essere una festa per il territorio, che ora da qualche anno sento anche molto mio. Qui a Piazza San Bernardino, come dicevo, abbiamo l'arrivo delle distanze lunghe e la partenza e l'arrivo delle 30 e 15 km, quindi è un po' il nostro baricentro, il punto dove ci diamo appuntamento tutti a partire da giovedì sera. Venerdì, sabato e domenica qua
avremo tutto lo spazio, questo strepitoso spazio, tutto per noi. E quindi qua noi aspettiamo che possa venire tutta la città per approfittare di un strepitoso street food di altissima qualità, un punto di accoglienza e di racconto di varie esperienze legate alla montagna, presentazione di libri, dei piccoli convegni sempre sul tema della sicurezza, di qual è il significato del volontariato nella montagna e soprattutto il rispetto della montagna. Tra le istituzioni, con gran piacere, cito Abruzzo Benessere e l'agenzia LARTA, che ci danno anche un supporto dal punto di vista appunto della raccolta dei dati e delle informazioni sul corretto utilizzo del territorio e dell'ambiente. Qui avremo anche ospite il mezzo mobile dell'ARTA, che insomma è un altro motivo d'orgoglio per noi. Il più bel risultato di questa avventura, che oggi rappresenta come primo obiettivo il numero zero, diciamo, di una esperienza che noi vogliamo poi possa proseguire con successo. Siamo quasi all'apertura del villaggio, fra poche ore cominciamo a costruire il villaggio qua in Piazza San Bernardino. Un risultato l'abbiamo già raggiunto, appunto mettere insieme tutte queste diverse realtà così radicate sul territorio, mettendole vicine appunto ad un'esperienza che ha sì un elemento competitivo, ma io personalmente penso che possa essere altrettanto importante l'elemento appunto ambientale, il fatto di essere capaci di raccontare la qualità, la bellezza di questi luoghi attraverso anche un'esperienza appunto competitiva, ma anche no, ci permetterà di raggiungere il vero obiettivo generale, cioè quello di portare qua un appuntamento annuale sempre in questo periodo, quindi anche con un'attenzione particolare per gli alberghi del territorio, cioè in un momento in cui ormai l'Aquila certamente non ha più bisogno di nulla nei mesi estivi. Quest'estate io non riuscivo neanche a camminare nel corso da quanta gente c'era, ormai l'Aquila è diventata una capitale. Siamo oltre qualsiasi pensiero per quanto è bella questa montagna. Una montagna unica, non sembra di stare alla fine al centro Italia, no? Siamo all'Aquila e devo dire la verità, il Gran Sasso, queste montagne non hanno nulla da invidiare alle famose Dolomiti o quello che è, anzi, bisognerebbe scoprirle ancora di più per quanto sono meravigliose, quanto sono fantastiche, quante sono uniche. Sto andando su a vedere cosa? La fantasia, a vedere la bellezza di tutto questo. Ma Wanander ha fatto una cosa veramente giusta e unica a scegliere questo ambiente meraviglioso che è l'Aquila, che è l'Abruzzo, che siamo noi. Ciao ragazzi!